sul coinvolgimento dei pazienti, Paola Ferri, il rispetto dell'infermiere per la dignità della persona, una survey sui pazienti ospedalizzati. Buongiorno, mi chiamo Jennifer Muzzalupo e insieme alla dottoressa Paola Ferri presenteremo una ricerca condotta sul rispetto dell'infermiere per la dignità della persona. Come sappiamo, l'infermiere ha il dovere etico di tutelare la dignità della persona assistita, come ci viene ricordato dal codice deontologico in tutte le sue edizioni fino a quella del 2009 e dal patto infermiere-cittadino. Però alcuni ricercatori, e mi limito a citare soltanto qualche nome, ovvero Walsh, Matiti, Covanco, si sono chiesti che cosa fosse necessario effettivamente garantire al paziente per tutelarne la dignità. Ciò che è emerso dalla loro ricerca è brevemente schematizzato in questa slide. Bisogna garantire privacy, riservatezza delle informazioni, rispetto al momento in cui si interagisce con il malato, decoro inteso per lo più come cura dell'aspetto fisico e dell'igiene della persona, e bisogna fare in modo che la persona senta di avere controllo sulla situazione che sta vivendo, e ciò si ottiene informando il paziente, richiedendo il consenso prima di svolgere qualsiasi procedura, coinvolgendolo nel suo programma di cura e incentivando la sua autonomia. Quindi l'obiettivo che ci siamo posti con la nostra ricerca è di capire se effettivamente gli infermieri garantiscono gli elementi che abbiamo appena elencato, cioè se rispettano quella che è la dignità della persona assistita, il tutto dal punto di vista del paziente. Per rispondere a questo quesito di ricerca è stata condotta un'indagine in un ospedale della provincia di Modena coinvolgendo 10 unità operative, il tutto nel periodo del luglio 2012 previa autorizzazione della direzione sanitaria. Lo studio è di tipo descrittivo trasversale. Per quanto riguarda lo strumento, è un questionario composto da 26 domande, anonimo strutturato, realizzato da noi per mancanza di uno strumento già validato di cui potessimo servirci. Comunque, prima di essere consegnato, il questionario è stato letto da un gruppo di docenti del corso di laurea in infermieristica ed è stato testato presso un ospedale diverso rispetto a quello in cui è stata condotta la ricerca, in cui è stato chiesto a 10 pazienti di identificare le domande che a loro avviso erano comunque poco chiare. E da questo test è stato deciso di rimuovere una domanda considerata poco comprensibile da due pazienti. Sempre per quanto riguarda le domande del questionario, sono state realizzate prendendo come riferimento la bibliografia che ho appena citato all'inizio, il codice deontologico e il patto infermiere-cittadino. Per quanto riguarda il campione, si tratta di un campione di convenienza formato da 100 pazienti rispettanti i criteri di inclusione, che sono età maggiore di 18 anni, capacità di comprensione comunque della lingua italiana e assenza di alterazione dello stato di coscienza. Per quanto riguarda la modalità di raccolta dati, sia la consegna che il ritiro del questionario sono stati effettuati da un ricercatore senza il coinvolgimento del personale infermieristico. Tutto ciò per evitare che i pazienti potessero dare delle risposte non veritiere alle domande, per timore che gli infermieri potessero effettivamente leggere ciò che è stato risposto. Detto ciò, lascio la parola alla dottoressa Paola Ferri. Ci avviciniamo al microfono. Buongiorno a tutti. Presentiamo chiaramente solo alcuni tra i risultati più significativi con questa modalità. La costruzione delle domande, come ha detto la collega, è partita dalla revisione della letteratura, ma anche dal patto infermiere-cittadino, dal codice deontologico, entrambi i documenti a stampo etico che devono indirizzare in questo momento la nostra professione nell'agire professionale. La prima domanda è stata costruita a partire da questo punto, che è il primo del patto infermiere-cittadino. Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a presentarmi al nostro primo incontro, a spiegarti chi sono e che cosa posso fare per te. Abbiamo quindi chiesto ai pazienti se in occasione del loro primo incontro gli infermieri si erano presentati con il loro nome. Il verde sarà sempre il colore che identifica il sempre, il mai il rosso. Il 10% dei rispondenti ha affermato che sempre gli infermieri si sono presentati a loro in occasione del primo incontro. Il 24% ha detto occasionalmente, ma una fetta importante dei pazienti, circa la metà, ha detto mai. Altro punto del patto infermiere-cittadino, l'infermiere si impegna ad aiutare la persona ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la sua giornata, supportandolo nei gesti quotidiani del mangiare, ad esempio del lavarsi, quando la persona non è in grado di farlo da solo. Sappiamo bene quanti dei nostri pazienti ricoverati siano in uno stato comunque di dipendenza o semi-indipendenza dalle attività infermieristiche. Questa è una tematica che introduce la privacy del corpo, perché i nostri pazienti, proprio a causa di indagini diagnostiche
e procedure assistenziali terapeutiche a volte hanno un'esposizione del corpo, è una delle tematiche più importanti e più sentite dai pazienti. Una delle domande preparate è stata questa: prima di effettuare procedure che comportavano l'esposizione di parti intime del suo corpo, gli infermieri hanno chiuso la porta della stanza di degenza. Possiamo osservare che il 54% del campione ha detto che questo è avvenuto sempre, quasi sempre nel 12% dei casi, e fortunatamente nessun paziente ha detto che questa cosa non si era mai verificata. Andiamo alla riservatezza delle informazioni. L'articolo 26 del codice afferma: l'infermiera assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all'assistito. Che cosa ne pensano i pazienti? Affermano che il 53% di loro ha sempre avuto un rispetto, una sufficiente riservatezza rispetto agli argomenti personali che erano stati trattati dagli infermieri, e solo, fortunatamente, anche se un numero comunque significativo, l'8% dei pazienti dice che questo non si è mai verificato. Andiamo ad altre tematiche. L'articolo 24 recita: l'infermiera aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostici e terapeutici. E quindi è molto importante anche fornire informazioni ai pazienti. Gli infermieri le hanno fornito informazioni sulle procedure diagnostiche e terapeutiche che hanno effettuato su di lei. Qui la torta si differenzia maggiormente. Nel 32% dei casi questo è avvenuto sempre, nel 30% quasi sempre, ma abbiamo percentuali sicuramente che ci offrono dei punti di miglioramento: l'8% mai, il 22% occasionalmente. Il patto infermiere cittadino ci chiede poi: individua i bisogni di assistenza assieme al paziente, condividili, proponi possibili soluzioni ed opera insieme a lui per risolvere i problemi. Abbiamo qui affrontato la tematica del consenso. Gli infermieri le hanno chiesto il consenso prima di svolgere procedure assistenziali sul suo corpo, una metà del campione ha detto che questo si è verificato sempre e il 16% quasi sempre. Rimane una parte ancora anche qui di possibile miglioramento per andare incontro alle esigenze del paziente. Per quanto riguarda il coinvolgimento nel programma di cura, questa probabilmente è la torta che è più sfaccettata, nel senso che abbiamo una percentuale di degenti che affermano che il coinvolgimento nel programma di assistenza infermieristico per 16 di loro non si è mai verificato, invece per il 31% si è verificato sempre. L'ultima domanda e le ultime risposte che vi proponiamo ci rifacciamo all'articolo 3 del codice deontologico, che è probabilmente il più significativo e il più bello per noi. La responsabilità dell'infermiere consiste nell'assistere, nel curare, nel prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute e della dignità dell'individuo. Come ultima domanda quindi del questionario abbiamo chiesto: nel presente ricovero crede che la sua dignità sia stata rispettata dagli infermieri? E possiamo dire che davvero, possiamo anche essere orgogliosi, si è verificato che sempre nel 62% dei pazienti e quasi sempre nel 31%, che sommate queste due percentuali che comunque danno risultati favorevoli, andiamo attorno al 93%. 5% non si sono espressi e il 2% sono coloro che invece hanno ritenuto che ciò non si fosse mai verificato. Prima di passare alla slide delle conclusioni, vi proponiamo comunque, portiamo alla vostra attenzione comunque anche alcuni limiti che riteniamo che questo studio possa aver avuto. Noi l'abbiamo considerato una survey comunque con finalità esplorative, non siamo riusciti a identificare strumenti validati né in lingua italiana né in lingua inglese, quindi siamo partiti da una costruzione di un questionario noi, pur con un minimo di valutazione della sua comprensibilità e chiarezza. Il campione, avete visto, era di 100 rispondenti, quindi non abbiamo la presunzione che possa avere una generalizzabilità ai pazienti italiani ricoverati. E infine ci siamo anche fatti una domanda: non abbiamo una risposta. Certamente abbiamo condotto l'indagine l'ultima settimana del mese di luglio, la provincia di Modena e quindi anche gli ospedali avevano risentito degli avvenimenti sismici del 20 e del 29 maggio, e quindi non tanto perché possano esserci ancora probabilmente pazienti ricoverati da tante settimane, questo è abbastanza improbabile, quanto perché gli ospedali comunque hanno subito delle riorganizzazioni e questo potrebbe comunque avere anche da un punto di vista logistico e strutturale portato a qualche modifica nelle settimane precedenti, quindi abbiamo preferito comunque accennarlo. Infine concludiamo dicendo che se guardiamo la valutazione rispetto al concetto della dignità in senso globale, la valutazione dei pazienti è stata molto favorevole.
Quando poi andiamo a sezionare le varie tematiche relative alla dignità, beh, vediamo che alcune sono dei punti di forza, come il rispetto della privacy, dell'esposizione del corpo del paziente. D'altronde riteniamo che sia un punto che anche nella formazione infermieristica venga sempre molto presidiato. Probabilmente dobbiamo lavorare di più, o comunque abbiamo margini di miglioramento nel momento in cui dobbiamo presentarci formalmente in un rapporto di fiducia con la persona assistita. Possiamo e dobbiamo probabilmente fornire maggiori informazioni riguardo anche alle procedure assistenziali infermieristiche e cercare di coinvolgerlo nelle decisioni che prendiamo sempre relativamente alla parte infermieristica. Il nostro scopo principale era comunque quello di parlare di dignità del paziente, tenere alta la tensione etica nostra infermieristica su questo punto, perché l'etica non è solo l'eutanasia, i trapianti, l'aborto e tematiche sicuramente molto importanti di questo tipo, ma esiste un'etica che è quella che dobbiamo mantenere ogni giorno per mantenere alta proprio la dignità delle persone ricoverate. Se dovessimo dare delle implicazioni relative alla ricerca, potrebbe essere interessante indagare che cosa pensano invece i familiari, ad esempio delle persone che non hanno potuto rispondere al questionario perché magari in condizioni molto gravi o doloranti, ed eventualmente, ripetendo l'indagine sul gruppo dei pazienti, probabilmente valeva la pena stratificarlo maggiormente in ingresso al campione, perché può darsi, la letteratura lo racconta, che pazienti di età diverse abbiano comunque esigenze di dignità soggettive diverse. Ad esempio, la persona più anziana frequentemente è più desidera essere molto garantita da un punto di vista dell'esposizione del corpo, le persone più giovani in questo momento richiedono maggiori informazioni e maggior coinvolgimento nel processo assistenziale. Grazie per l'attenzione e rimaniamo a disposizione. Ci sarebbero... Sì, una sola domanda, anche se ce ne sarebbero veramente tante, comunque complimenti. C'è una domanda lì al centro. È velocissima, si può dire l'ospedale? Io sono di Modena, lavoro all'ospedale di Carpi, sarei curiosa di sapere in quale lavoro è fatto. In quale ospedale è stato fatto? Non credo, è un ospedale della città di Modena e quindi riguarda la nostra provincia. Non credo che sia, anche perché il campione è piccolo, l'indagine è una piccola survey esplorativa, non credo che sia significativo di dover esporre talmente tanto la realtà, perché per esporre una realtà bisogna sicuramente avere un campione molto rappresentativo, molto forte, indagini e analisi statistiche potenti. Ma in questo caso si può fare. Credo che nel momento in cui comprendiamo che un ospedale pubblico è sufficiente. Sia più che sufficiente. Grazie mille. Si passa all'ultima relazione. Posso? Non abbiamo posso? Tempo. Brevissimo. Mi chiamo Stefano Chiodini, vengo da Brescia, sono chirurgo. Il mio ospedale è prassi chiamare i pazienti per numero anziché per nome. Io ho fatto la proposta di togliere i numeri dai letti e ho trovato una vivacissima opposizione in tutti, amministrazione, medici e soprattutto infermieri. Mi dicono che è pericoloso e rischioso. Cosa ne pensa? Guardi, era una delle domande. Abbiamo anche chiesto ai pazienti come volevano essere chiamati, se dava fastidio, perché ci sono anche, c'è il numero del letto, ma c'è anche il nomignolo, nonnino, zio, eccetera, eccetera. E c'è tutta una tematica di studio di questo punto. Io credo che le persone debbano essere chiamate per nome e cognome, e nemmeno questo, tra l'altro, ci garantisce pienamente. Abbiamo verificato, io lavoro per il corso di laurea in infermieristica, due degli errori ultimi in cui sono stati coinvolti i nostri studenti addirittura erano omonimie. Omonimie perché pazienti nello stesso reparto avevano lo stesso nome e cognome. Quindi, secondo me, rimane il nome e cognome, talvolta addirittura anche quando parliamo di pratiche e anche somministrazione della terapia, addirittura la data di nascita, no, il numero del letto, insomma. Concordo pienamente. Concordo pienamente. Grazie Paola.